Martuscello che anche oggi come ieri fa le veci di mister Maurizio Sarri, febbricitante, però Giovanni siamo a raccontare di un qualcosa veramente di importante. Questa è la seconda volta nella storia che l'Empoli non perde contro la Roma, tra l'altro era successo diversi anni fa, era un 31 gennaio anche in quell'occasione, quindi corsi e ricorsi storici. È passato qualche giorno, insomma. Esatto, e tu giocavi e... una bella soddisfazione, un bel Empoli stasera. Io ho scritto abbiamo sferrato l'impresa. No, secondo me l'impresa la si è fatta, perché se tieni in considerazione il fatto che noi si veniva da una sconfitta, se tieni in considerazione che tutta la settimana l'allenatore non è mai sceso in campo e quindi ha avuto proprio la mancanza di stare a contatto con la squadra, venire a giocare contro la seconda in classifica e offrire questo tipo di prestazione con tante difficoltà non è da tutti e ne andiamo orgogliosi, e questo deve essere da sprone per il futuro. Insomma, mi riaggancio al discorso di ieri, noi per arrivare alla salvezza bisogna offrire questi tipi di prestazioni, ci sono altre strade, con la speranza insomma che poi si concretizzi un pochino di più quello che si crea, ma va bene lo stesso, va bene anche così. Senti, mi dici qual è la cosa che ti ha inorgoglito di più di stasera e la cosa che magari ti ha lasciato più l'amaro in bocca della serata? La prestazione di Rugani. Prestazioni Rugani, che è un ragazzo che è molto chiacchierato, e un ragazzo che stanotte è stato con la febbre alta tutta la notte, era in bilico se andare in tribuna o giocare, e ha offerto una prestazione eccezionale. E sono fiero di stare a contatto con un ragazzo con queste qualità morali. E poi chiaramente la carriera dirà la sua, chiaramente un giocatore, insomma, ecco, questa è la cosa che mi inorgoglisce di più, perché appunto al di là di quello che è il chiacchierato, è un ragazzo molto umile, un ragazzo che ha passione e che è profondamente legato a questa maglia, profondamente legata a questo gruppo e cerca giorno per giorno di migliorarsi di più. L'amarezza è su qualche decisione, insomma, molto evidente che non stiamo qui a puntualizzare, che però purtroppo c'è stata, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Siamo in compagnia di Federico Barba. Federico, un punto importantissimo, una grande prestazione, un punto prestigioso oltretutto, direi. Sì, è chiaro, per come è andata forse un punto magari può stare anche stretto, però ripensandoci in fondo, tutto sommato comunque siamo venuti qui a Roma, abbiamo giocato il nostro calcio e quindi diciamo che fa piacere portare a casa punti. Anche perché insomma rimasti andati in parità numerica nel finale del primo tempo, arrivato il pareggio della Roma, tutto poteva fare pregiazzino in quel momento che la Roma venisse fuori, invece siamo stati bravi, tranquilli, sereni, abbiamo sofferto veramente poco e niente, qualche tiro là fuori insomma. Sì, abbiamo anche sofferto, ma devo fare i complimenti veramente a tutti perché abbiamo sofferto da squadra oggi, quindi quando si soffre tutti insieme poi qualcosa si tira fuori, sono stati degli ingressi veramente di livello importante che ci hanno dato una mano e ci hanno alzato ancora un po' di più la nostra intensità magari, e quindi siamo riusciti poi a portare a casa un punto. So che tu non ami parlare delle tue prestazioni, però insomma anche oggi hai fatto una prestazione alla Serie A dimostrando sempre di più che questa categoria è la tua categoria. Io ringrazio magari se comunque ci sono magari degli apprezzamenti sulla partita, ma sinceramente non è che mi interessi molto, perché è normale che adesso abbiamo tirato un punto e io sono contento, però se avessimo preso un gol nel finale sarebbe stata tutta un'altra cosa, quindi preferisco parlare del collettivo che del singolo. Sì, in compagnia di un altro difensore di El Sei di Zai per commentare appunto questa bellissima prestazione, questo bellissimo pareggio, questo bellissimo punto strappato in casa della Roma. Lo stesso risultato, perché per me poi conta quello che è successo al 90esimo, lo stesso risultato della Coppa Italia, quindi 2-1-1 nel giro di poco più di una settimana contro la Roma. Sì, è stata una partita difficilissima da giocare in questo stadio, bellissimo, una grande squadra come Roma in grandi condizioni, quindi poi noi si veniva da una sconfitta brutta e si doveva caricare per questa partita importante per noi. È venuta bene, abbiamo pareggiato in un campo difficile, è stata una gioia per noi perché si poteva sia perdere, si poteva anche vincere, però dobbiamo pensare positivo e di alzare la testa e pedalare. Senti, cosa vi è cambiato a voi, visto che la Roma gioco forza, prima i Turbe per un motivo, poi Totti per un altro, ha dovuto rivoluzionare un po' quello che era il proprio reparto offensivo? Come sanno tutti, noi siamo una difesa giovane e forte, perché si sta lavorando da 3 anni grazie al mister in delle cose che la difesa deve fare, noi si sta facendo vedere il lavoro fatto dal mister e speriamo di continuare così come stiamo andando e non lasciare che ci fanno tanti gol. Senti, lo hai detto, venivamo da una sconfitta, è stata una settimana un po' particolare, io ho sentito
tante chiacchiere, qualcuna mi ha anche un po' infastidito, non te lo nascondo. Se c'era mai da dare una risposta sul piano motivazionale e prestazionale, credo che oggi sia arrivata. Sì, sì, infatti come ho detto anche prima, grazie a questo pareggio la nostra squadra ha preso ancora l'entusiasmo e si spera di alzare quella testa e di continuare così, perché si sta facendo vedere che noi ci possiamo stare in Serie A tranquillamente. Allora, compagnia di Daniele Croce, Daniele, siamo qua un'altra volta a rammaricarci di una mancata vittoria, perché una bella prestazione contro una big di questo campionato, la seconda in classifica, un grandissimo Empoli, purtroppo siamo andati veramente vicini a fare l'impresa. Sì, ci siamo andati parecchio vicini e secondo me ce la meritavamo anche. Peccato, perché è un'altra partita come ci è successo parecchie volte quest'anno, che usciamo con il rammarico di non aver portato a casa quello che meritavamo. Con te voglio affrontare questo argomento, anche stasera io ho visto delle imprecisioni, parliamo così, da parte dell'arbitro, della terna, anche nel tuo caso, perché tu adesso sconterai una giornata di squalifica in un match importantissimo come quello di domenica per una pallonata presa involontariamente in faccia, contestatati come un fallo di mano. Sì, sinceramente non vorrei neanche parlare dell'arbitraggio, perché l'ho fatto anche prima e magari è meglio a volte star zitti, però sull'episodio mio in particolare si allarga le braccia, perché mi è dispiaciuto parecchio, perché era tanto che ero in diffida e stavo cercando di starci attento a tutto e poi vengo squalificato per aver preso una pallonata in faccia e quindi mi dà fastidio.